con uno... Sì? Sì, con uno... Zavorra. Buongiorno, mago. Buongiorno, caro. Che hai fatto ai capelli? Ma come che ho fatto ai capelli? Io non dormo più. Sono 4 giorni che non dormo, c'ho un incubo terribile. Sì, ma vedi, sei venuto dalla persona giusta, perché io sono il più esperto, ma anche il più imperturbabile, degli interpreti di sogni. Ma il mio è un sogno mostruoso. Non fa niente, caro. Vieni qua vicino a me. Sì. Siediti qua vicino, rilassati. Sì. E raccontami lentamente tutto il tuo incubo. Sì, dunque. Era una sera d'inverno. Che è? È l'inverno. Ah. All'orologio scoccava la mezzanotte. E questo che è? A mezzanotte. Ma n'era l'inverno? Ma io ho detto che è un incubo. Il vento sbatteva le finestre. Bravo. A un certo punto sentì il rumore dei passi avvicinarsi verso la mia stanza. Spalancai gli occhi e vidi la porta che si apriva lentamente. Che vuol dire? Dunque, allora, bisogna stare calmi. La porta è l'antro del tuo inconscio. Vediamo cosa ti fa paura al di là di questa porta. Varchiamo la soglia insieme, vuoi? Sì. Allungai immediatamente la mano per accendere la luce. Ma una forza irresistibile mi trattenne e io rimasi immobile sul letto e gridai: Che vuol dire? Un momento, calma e sangue freddo. Bisogna rimanere imperturbati, sì, caro. Dunque, la luce è la ricerca della verità. Sì. Vogliamo seguire insieme questo raggio di luce, vuoi? Sì. Andiamo avanti. Finalmente trovai quella luce, la accesi. Una forza irresistibile mi attirava oltre quella soglia. La varcai. C'era un corridoio, in fondo dal quale una voce che mi diceva: vieni, vieni, vieni. Che vuol dire? Sì. Allora, bisogna stare tranquilli. Sì. Dunque, il corridoio è il tuo inconscio che ti chiama fortemente ai suoi bisogni. Sì. Quindi, senz'altro, seguiamo insieme questo corridoio, senza indugi. Sì. Andiamo. Feci il corridoio di corsa, attratto da questa voce irresistibile, che mi portò alle scale della cantina. Cominciai a scendere i gradini. Uno, due, no, tre, basta, quattro, ed ecco al quarto, vidi un liquido sconvolgente di colore giallognolo. Lo seguì, lo seguì, lo seguì, finché mi portò di fronte a mia madre. La mamma! La mamma! La mamma! La mamma! La mamma! La mamma! Erano 2 ore che mi chiamava per farmi vedere che cosa era quel tremendo liquido giallognolo! E che era? La biscia del gatto! Che era? La biscia del gatto! Cosa vuol dire? Che vuol dire? Ma va a morire ammazzato, che mi ha levato 10 anni di vita con sta bufala di sogno! E ci vuoi dal suo studio! Ammazza che amore per l'animale! Che... No! Ce l'hai una sigaretta? No, ho smesso. Ah, hai smesso, che brava. E da quando? Da parecchio. Ah, sì, sì. E brava, come hai fatto? Come hai fatto? Con l'ipnosi. Con che? Con l'ipnosi. L'ipnosi.
Ma che stupidaggine sono queste? L'ipnosi adesso, ma certo, l'ipnosi! Conosco una che abita qui vicino che è bravissima. Ma dai, smetti, ma adesso vuoi che io creda a queste cose, l'ipnosi? Ma per me sono tutte stupide. Ma guarda che è un'ipnotizzatrice bravissima. E adesso questa secondo te, scusa, questa secondo te mi prende a me, mi ipnotizza e magari... Sì, lei ti guarda e ti ipnotizza. Mi ipnotizza, magari mi guarisce anche, ma dai, ma per favore... Ma è una speciale. Ma è una incredibile. Scusa, ma io non ci credo, fammi essere... Ma è una bravissima. Scusami, ma proprio non... Oh, ma dai, eccola, ma per... sta arrivando. Sì, dai, vabbè, che ma... te la presento, sì, dai, ma dai. Poi, ma, è bravissima. Sì, ma certo, ma... Ciao, ciao. Buonasera. Permesso. Buongiorno. Scusi, posso? Sì. Allora mi siedo. Mi siedo? Mi posso sedere? Io mi siedo. Guardi che mi siedo. Seduta. Dica, dica pure. Ecco, vede, io sono venuta qua da lei perché io... Non voglio sapere il perché. Praticamente io ho un grave problema da... Non voglio sapere il problema. E allora cosa vuole sapere? È lei che vuole sapere. Ah, già. Praticamente se mi può fare le carte. Non incroci le gambe. Non incroci le braccia. Non incroci le dita. Ah no, quelle non le incroci. Alzi questo mazzo con la mano sinistra. Ma che fa, le rimischia? A chi stanno le carte? Lei. A me, già. Qua c'è un uomo. Sì. Non voglio sapere. Qua c'è una donna. Una donna? Sì. Non voglio sapere. Qua c'è una casa. Beh, sì. Non voglio sapere. E qua c'è una vecchia cattiva. Più una vecchia. Ah.